Riccardo Romano innanzitutto l'ha spiegato, perché è contento particolarmente di essere qui a Savigliano? Ma sono contento di essere venuto a Savigliano perché è una città che amo moltissimo, poi particolarmente per il fatto che qui sbocciò l'amore con mia moglie. Si fortificò durante il mio soggiorno nell'ospedale militare, nel quale fu ricoverato per un mese dopo un infortunio durante il mio servizio militare, no? E poi di lì mi interessai alla storia locale, ai suoi grandi personaggi, fra i quali Santore di Santa Rosa, poi il grande astronomo Schiaparelli, poi le ferrovie dello Stato, le ferrovie, diciamo, le officine di Savigliano, la storia del personale delle maestranze che per anni e anni e anni furono il simbolo delle ferrovie italiane, che poi malauguratamente per motivi politici ed economici furono sepolte, non hanno più quell'importanza che avevano, però questa città mi è rimasta come un simbolo, un emblema di quella che era l'aristocrazia, non soltanto operaia, ma l'aristocrazia industriale della nostra regione. Ci dica qualcosa sulla sua arte, qua siamo proprio davanti a un suo quadro straordinario. Io mi sono ispirato a questo modo di dipingere, non a nessuna scuola, no? Mi sono ispirato a quelli che erano i pittori del Medioevo, no? Erano dei rapsodi, erano i cantori degli eventi, erano, come si potrebbe dire, i media di oggi, no? Vedevano questi eventi, ma trasmettevano questi messaggi, trasmettendo le impressioni che avevano ricevuto, non attraverso delle sottigliezze, delle astuzie di mass media, di informatore, di affabulatore, no? Ma quello attraverso le emozioni che io provavo. Ad esempio questo eccidio qua di Priero, dove oltre 2000 persone inermi, donne e bambini, furono trucidate, le donne incinte sventrate, perché a detta dei preti portavano in loro i semi della rivoluzione, no? I bambini che avevano in grembo erano i figli della rivoluzione, per cui consideravano meritorio per loro trucidare questa gente, no? Ed allora mi sono posto la questione di come poter esprimere questi fatti attraverso delle opere pittoriche, no? Allora mi sono andato a vedere i quadri del Medioevo, le statue delle cattedrali di Sartre, di Reims, dove questi pittori, questi scultori non cercavano la leziosità, ma cercavano soltanto l'effetto, trasmettere il messaggio, l'emozione forte, l'emozione della violenza, l'emozione della sofferenza, l'emozione del dolore e l'emozione della fede. Per quello che io la considero un'arte sacrale, sacrale sotto profilo laico, ma sempre sacrale perché è una interreazione, una relazione fra quello che è l'uomo e le potenze soprannaturali che lo dominano e che lo condizionano. Per quello che io ho sempre detto, il lezioso e l'astruso non mi competono. Grazie. Grazie. Dottor Costamagna, qual è la lezione di Romano? È una lezione sulla storia. Noi dobbiamo leggere, riflettere, ricostruirla quanto siamo in grado di farlo per poter ricavare la lezione che ci serva oggi, per l'oggi e per il domani, nel dare un giudizio morale e civico sugli avvenimenti che ci stanno intorno. La lezione pittorica invece è tecnica? La lezione pittorica vorrei dire che è un po' diversa, perché i lavori di Riccardo Romano sono austeri, sono, vorrei dire, tagliati con l'accetta, come si dice in piemontese, con una netta distinzione delle figure, dei colori, dei toni. Forse in questa interpretazione che Riccardo dà della storia è già anche contenuto un giudizio morale. Occorre essere netti nel giudicare determinati fatti.